Tra pochi giorni è Santa Cecilia, nota per essere la patrona dei musicisti. Il collegamento Cecilia e musica le è stato attribuito grazie ad un brano della Passio nel quale, descrivendo il suo matrimonio, si dice: «Mentre suonavano gli strumenti musicali, la Vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa». Fu così che da questo canto le venne attribuito l'appellativo di patrona della musica. E proprio per ricordare questa figura, la diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola organizza per domenica 20 novembre una iniziativa dal titolo Cecilia Uniti nella Musica, ovvero un pomeriggio all'insegna di 8 esibizioni curate da cori e orchestre musicali della nostra città, che si divideranno in 3 brani ciascuno. L'appuntamento, con avvio alle ore 17, si svolgerà nella sala riunioni del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118. Uniti nella musica, nel nome di Cecilia. Ecco, Cecilia è un nome femminile che vorrei sottolineare anche legandolo a 2 fatti che sono accaduti recentemente nel nostro territorio. Uno è l'alluvione. Il quadro che abbiamo messo nel manifesto era nella Chiesa delle Tinte di Pergola, che è stata inondata completamente dall'alluvione e sommersa dal fango, e anche questo quadro di un pittore, Ferri, pergolese, era stato sommerso e adesso, venuto fuori dal fango, è in via di restauro. Ci piace vedere che Cecilia riemerge dal fango. L'altro aspetto è legato proprio ad Anastasia, questa ragazza ucraina che è stata uccisa dalla violenza di un uomo che pensava di amarla e le ha tolto la vita. Anastasia, sappiamo bene, era una pianista, una direttrice di coro, giovanissima, e ha cantato anche nel coro qui della nostra diocesi e anche ha dato delle lezioni di piano. Ecco, vorremmo ricordarla così, con la musica che aveva nel cuore, e anche la musica ci aiuti a venire fuori da questa violenza che si esprime proprio nei riguardi dei più deboli e dei più fragili. Quindi Cecilia, Anastasia, che tra l'altro è una delle donne che con Cecilia era martire, ci aiutino veramente ad essere più uniti e solidali. I gruppi musicali presenti che si esibiranno domenica sono Canta che ti passa, la Cappella Musicale del Duomo di Fano, il Coro di Voci Bianche in Canto, il Coro e Allievi dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, quello Polifonico Malatestiano, quello Giovanile Malatestiano, il Fano Gospel Choir e infine l'Orchestra di Fiati Fanum Fortune. Un invito a partecipare, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo al Centro Pastorale.